Fare un intervento, ma ringraziare tutti quelli che sono venuti a questo corteo da fuori, da Reggio Emilia, da Bologna, da Milano, che purtroppo sono stati fermati, da Brescia, da Alessandria, tutti quelli che tutte le volte partecipano a un corteo Notav senza che i cortei Notav siano come gli altri cortei che ci sono normalmente, cioè che fanno una chiamata nazionale. Partecipare a un corteo così significa partecipare a questa lotta qui in Val di Susa, nella fattispecie anche nel proprio territorio. Un altro ringraziamento che voglio fare, è che non sono mai qua tra di noi, è ad Anonymous, che mentre facevamo la manifestazione ha buttato giù il sito del CIPE, che ieri ha approvato la grande nuova bufala, e ha buttato giù anche il sito del Tribunale di Torino, che non fa mai male ricordare anche a loro che non sono poi così invulnerabili. Il collettivo di Hacker Notav non ci fa mai mancare il suo appoggio, e quindi secondo me ringraziamoli, visto che poi non sono qui tra di noi evidentemente perché si stanno impegnando da altre parti. Ancora un ringraziamento, ed è per questa la parte del mio intervento, invece va a tutti quelli e quelle che per questa lotta ci hanno messo un pochissimo o tantissimo, tutti quelli che si sono impegnati, tutti i Notav e le Notav che in tutti questi 2 anni, e ne abbiamo ancora purtroppo davanti, sono stati denunciati, sono stati inquisiti, sono stati arrestati per l'unico reato vero che hanno fatto, che è quello di difendere la propria terra, di difendere la Valle di Susa, ma nella realtà di difendere il futuro e il presente di tutti noi. Io sono ancora, sentivo l'intervento prima dello studente, dobbiamo capire le cose, questa vicenda qua sta gridando una vendetta incredibile. Chi ancora parla del TAV come un'opportunità per il futuro, o dei NoTav che dovrebbero essere quelli contro il progresso, oggi come oggi si dovrebbe vergognare. L'altro giorno, si diceva prima, è caduto per fortuna non un soffitto intero di una scuola, come purtroppo capita, ma è caduto l'intonaco di una scuola. Abbiamo fatto, per fortuna 2 studenti sono stati feriti in maniera lieve. Abbiamo fatto i conti con quello che si diceva prima, con quanto conta quest'opera, e con 140 metri degli investimenti che ci dovrebbero essere su quest'opera, è la stessa cifra che il governo Renzi ha stanziato per le scuole sicure nell'Abruzzo. E capite che questo è il motivo perché questa lotta non può cessare di fare tutto quello che fa. A differenza di tante altre lotte, noi dobbiamo fare quello che non fanno gli altri, nel senso che quando dico che bisogna vergognarsi, lo ribadisco ancora una volta, perché poi a noi ci rompono tutti le scatole se tiriamo 4 pietre, se la notte dobbiamo andare a tagliare le reti, ma noi dobbiamo fare quello che non fanno tutti gli altri. Noi siamo obbligati a fermare quest'opera con i nostri corpi, con le nostre capacità e con le capacità che impariamo notte dopo notte. È inutile che si continuino ad esaltare i partigiani quando oggi c'è chi prova a fare le stesse cose, commisurate nei tempi, ma a resistere, a difendere la terra, a difendere i propri figli, a difendere le proprie madri. Questa è la lotta Notav, e quindi non possiamo permetterci di fare un passo indietro. Oggi non ce lo possiamo neanche più permettere, perché la posta in gioco è veramente incredibile. Pensate che, poi qualcuno lo dirà meglio di me, che non ne capisco assolutamente niente, ma hanno approvato l'ennesimo stanziamento, o probabile stanziamento di soldi, che nella realtà è una cambiale in bianco. Pensate che l'opera, cioè il buco che devono fare, c'era tutto un progetto che parlava di stazione internazionale a Susa, tutta un'altra serie di cose. Oggi questi si inventano un buco che dovrebbe partire dallo stesso cantiere, scavando in discesa, per uscire tra 20-30 anni a Susa, per riuscire ad evitare noi, per riuscire ad evitare i Notav. Questa è la realtà. In questo paese progetti del genere, che se fossero seri credo che qualcuno magari ne discuterebbe anche, non li fa più il Ministero delle Infrastrutture, le fa il Ministero dell'Interno insieme ai poliziotti, insieme la Digos. Questa è la realtà. E quando dico di vergognarsi, queste sono le tante cose che fanno vergognare. E permettetemi di finire chiedendolo veramente a tutti e a tutte di non lasciare solo nessuno, nemmeno per un minuto. L'ultima condanna ai Notav, quella del maxi processo che ha dato oltre 140 anni di galera, per fare una proporzione, i Notav sono stati condannati a 140 anni di galera, quelli che sono stati individuati come autori in qualche modo della strage del Vajont, che ha fatto quasi 1 migliaio di morti, hanno avuto 10 anni di galera. Allora siamo noi il nemico pubblico, siamo noi quelli da reprimere. Noi dobbiamo
attrezzarci veramente per continuare questa resistenza, per non fare sul serio un passo indietro. Non sono slogan, è realtà. Ed oltre a questa condanna ci sono anche delle richieste di risarcimenti veramente grosse. Noi adesso non sappiamo ancora bene cosa facciamo, perché chiedere soldi è l'ultima delle cose che vogliamo fare, ma faremo una cassa di resistenza, perché per noi nessuno va lasciato indietro. Dal Notav che ha appeso una bandiera al balcone, all'ultimo dei giovani che si è arrampicato una notte per dare una spallata a quel quartiere. Io credo che con la manifestazione di oggi, dove i numeri non sono importanti, anche se è una balla, perché poi i numeri c'entrano sempre, se vi girate vedete che la piazza è completamente piena, la questura parlava di 2000 in corteo, ma pure queste ormai sono cose che fanno solamente sorridere. Beh, con queste premesse, con queste facce, con questa voglia, con questi cuori, io nella realtà ci credo veramente. Quando diciamo che fermarci è impossibile, questa è una delle tante dimostrazioni. Grazie a tutti. Ora è sempre Notav.